Coach Scala, martedì con l'Under 18 Futurosa Rossa avete giocato contro Concordia, un grande successo, avete dato una batosta a queste povere ragazze. No, allora, al di là della batosta, secondo me quello che c'è da chiaramente da portare a casa dalla partita è stato sicuramente che siamo riuscite a far vedere determinate situazioni e a concentrarsi su determinate situazioni su cui stiamo particolarmente lavorando tra Under 18 e anche in prima squadra, e su cui avevamo un minimo di difficoltà e che stiamo cominciando a cavalcare, quindi direi che quello è la cosa positiva da portarsi a casa. Poi ovviamente siamo riusciti ad andare tutti quanti, tutte e 10 giocatrici in campo con un ottimo minutaggio, parliamo di 18-20 minuti di media per singola giocatrice e tutte quante referto, quindi direi che stiamo cominciando ad avere un'uniformità, mi viene da dire, nel gioco e nelle giocatrici che riteniamo molto importante. Ecco, la prossima partita con l'Under 18 è contro Roma, sì. E cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, la prossima partita contro Roma è delle Under 18 rosse, no? Noi giochiamo domenica pomeriggio alle 4, mi sembra, alla palestra del Don Bosco. Non ho idea a livello di risultato cosa possiamo aspettarci. Sicuramente l'idea è di riuscire a percorrere avanti il cammino che stiamo facendo con le ragazze, no? Oma, che è stata affrontata domenica scorsa, proprio quindi 4 giorni fa, dall'altra squadra Under 18 che abbiamo, che sono le Under 18 blu, che hanno vinto dopo una partita sempre in controllo, quindi sempre in vantaggio, però comunque più o meno punto a punto hanno vinto in un finale molto, molto rocambolesco e molto entusiasmante, e hanno vinto di 5, quindi io direi per ora, chiaramente siamo sicuramente all'inizio della stagione, però direi per ora degli ottimi risultati per quanto riguarda tutte e due le squadre Under 18, che ricordiamo che coinvolgono 25 giocatrici.